Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti in questa nuovissima reazione. Lollipop! In edicola sono usciti questi nuovissimi gadget della Shaky Bands e per l'esattezza si tratta di queste strutture in plastica che con un roll creano delle forme. Abbiamo quelli dalla forma ovale, che appunto si riconoscono perché sono dalla forma appunto ovale, e poi abbiamo quelli lì dalla forma piramidale. Il prezzo di questi gadget è di 6,99€, gadget più magazine. La collezione completa è composta da ben 8 Lollipop che andremo ad aprire. Vedrete la mia reazione e soprattutto vedrete la reazione dei miei gatti. Cosa faranno i miei gatti quando faremo scattare i Lollipop davanti a loro? Ho un vago sospetto che il piccolino, quello nero, scapperà via, mentre la gattuna, quella più grande, sarà totalmente indifferente. Ma scopriamoli insieme e speriamo in delle reazioni alquanto divertenti. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace adesso se volete vedere la mia reazione ai Lollipop, se volete vedere la reazione dei gatti e soprattutto se volete che io porti più spesso i miei gatti qui sul canale. Iscrivetevi al canale appunto se non l'avete già fatto e tappate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official, il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima però di andare alla reazione saluto Auri Franci e Alessia Iorio. Come sempre le regole per essere salutati saranno oggi in descrizione, quindi mi raccomando andatele a spulciare. Poi discutiamo un attimo di questa cosa prima di andare alla reazione. Nel video dell'altro ieri ero a mezze maniche perché faceva un caldo bestiale. Oggi sono a lunghe maniche perché fa freddo. Questo tempo non si è capito, siamo a giugno e sembra quasi invece che siamo a Natale. Per carità, io adoro l'inverno, mi piace questa cosa, però sapete, io nel weekend dovrei andare a fare un mini weekend al mare e se piove non posso fare ciak ciak. Questa cosa mi distrugge dentro. Però mi raccomando, seguitemi su Instagram perché lì vi aggiornerò su questo mini viaggetto che farò. Partiamo subito con i Lollipop. Qui c'è scritto: velocissimi, scattano con un roll, collezionali tutti. Collezione da 8 pezzi, ce ne sono 4 dalla forma ovale e 4 dalla forma piramidale. Di nuovo il prezzo di rivista più Shaky Bands più Lollipop, 6,99€. Sui lati non c'è scritto altro se non le pubblicità. Andiamo subito a vedere il magazine. Io probabilmente sono già diventata piccina qui su, però andiamo subito a vedere il magazine. Anno 2, numero 3, 6,99€, Magic Trend, la rivista dei trend, delle passioni e dell'intrattenimento. E poi c'è questo ragazzo che somiglia molto a Zac Efron nella sua era di High School Musical. Shaky Bands Lollipop, velocissimi, scattano in un roll, collezionali tutti. Vabbè, poi ci sono le solite avvertenze: non è adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, piccole parti, le solite avvertenze. I giardini più belli d'Europa. C'è un giardino italiano che si trova al 9° posto, il giardino di Boboli, che si trova a Firenze, e vai. Continuando a sfogliare troviamo top trend dal mondo, expensive food, i noodle più costosi al mondo, voglio i noodle, le patatine più costose al mondo, mamma mia, sport, pallacanestro, animali trasparenti, farfalla con le ali di vetro, rana di vetro, medusa quadrifoglio, questa l'ho vista in qualche acquario credo, siluro di vetro indiano, scienza, invenzioni straordinarie, universo, stelle e pianeti, ricette per tutti, come fare un uovo fritto, ovvero la frittatina, ah no, noi qui questo uovo fritto lo chiamiamo uovo ad occhio di bue, prepara la valigia per andare a Parigi, magazine sottile ma comunque molto grande e ricco di informazioni, non dimenticate di farvelo dare dal vostro edicolante, mi raccomando. Partiamo però subito con i Lollipop. Allora, per quanto riguarda quelli dalla forma ovale ci sono questi 4. Così è fatta la confezione. Iniziamo da questi qui ovali. La confezione è fatta così come notate e sul retro qui ci sono dei nomi. Però non mi è chiaro se i nomi sono lo stesso per tutti, perché questi qui sono quelli dalla forma piramidale, così è fatta la confezione, e sul retro ci sono esattamente gli stessi 4 nomi. Ma partiamo da questo qui verde. Allora, è chiuso con della plastica che andiamo subito ad aprire. Oh mamma, già si sta aprendo. Però non ci sono delle istruzioni, quindi io andrei a intuito. Credo si monta tutto così, con uno scatto, senza distruggere nulla. E poi faccio così. No, e se faccio così? Rimettiamoli tutti a posto e riproviamo a farlo ruotare. Oh, così oppure così. Ma che figata! No, vabbè.
questi sulla scrivania, sono fighissimi, le mettete sulla scrivania e quando siete un po' stressati, un po' così, vi mettete e gli fate fare le forme super strane. E il colore che io ho aperto è questo qui, verde e rosa, dai colori molto molto neon. Fighissima, così sembra un fiore. Però voglio anche vedere quest'altro, che è di tre colori differenti. Per l'esattezza, qui abbiamo il rosso, il pesca ed il rosa. Beh, io non credo che la base debba essere messa per forza, cioè la base la dovete mettere quando, nel momento in cui volete esporlo. Ma se faccio così, oh, e se faccio invece di qua, oh, oh. Cioè avete capito come funziona? Se lo muovo nel senso antiorario, fa la pallina. Orario, fa tipo la spirale di DNA. Fighissima come cosa. Mi piace troppo. Ok, adesso devo vedere quelli piramidali, ma io già sto qui da 10 minuti a fare. Ok, basta. E gli ultimi colori di quelli lì ovali, c'è questo qui da due colori che è pesca e rosa, e poi c'è quest'altro che ha il colore bianco, verde lime e verde più scuro. Per quanto riguarda invece quelli lì dalla forma piramidale, abbiamo questo qui che fa colori molto Napoli, cioè celeste e bianco, e poi c'è questo qui arancione e giallo, arancione, rosso e giallo, fighissimo. E poi c'è questo qui che ha tre colori, blu scuro, celeste e bianco. Io direi, per due colori apro questo. Ma sono delle foglie, mamma mia, aspettate, questi sono pallini, ok? Invece su questi ci sono disegnati delle foglie. Iniziamo con quello da due colori. Allora, base blu, qui ci sono disegnate delle foglioline. Cioè, se la telecamera mettesse a fuoco, ok, vedete, ci sono disegnate delle foglioline, che carine. Prima di metterlo sulla base facciamogli fare il roll. Prima nel senso antiorario. Ma no, ma questo è molto più figo. Tra quelli ovali e questi qui a piramide, mi piacciono tantissimo questi qui a piramide. Senso orario. Ok, DNA, fiore fighissimo. DNA, fiore fighissimo. DNA, fiore fighissimo. DNA, fiore fighissimo. Ma sono particolarissimi, cioè una cosa del genere è la prima volta che io la vedo in assoluto. Per quanto riguarda i tre colori, andiamo a aprire questo rosso, arancione e giallo. Ok, siete pronti? Siete pronti? Antiorario. Fiore fighissimo! Ma questo è proprio i colori dell'autunno. Questo è bellissimo. DNA. Fiore fighissimo. DNA. Fiore fighissimo. DNA. Oh, ma cioè, io mi ci vedo tantissimo a stare così, seduta alla scrivania e poi fare. Che vederli formarsi è una cosa super rilassante per gli occhi, cioè vedere che fanno la forma lo trovo estremamente estremamente rilassante. E devo dire, sono una cosa molto particolare, la Shaky Bands fa sempre queste cose molto molto particolari, innovative e mai viste prima, e come marca mi piace tantissimo, infatti la sto portando spessissimo qui sul canale. Ma adesso non ci resta che vedere la reazione dei miei gatti. Ok, Bonnie sembra aver notato il Rollipop. È sempre stata una gattona molto molto diffidente. Proviamo a farlo scattare. Allora, inizia con l'annusarlo. Bonnie la dobbiamo prendere sempre nei momenti in cui sta mangiando. Non scappare, aspetta! Non scappare, resta qui! Vedete com'è cattiva? È andata via! Pam 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 pam. Tentativo numero 2. E dai, Bonnie. Bonnie. Non ci pensa proprio. Ok, totale, totale indifferenza da parte di Bonnie. Ok, abbiamo recuperato Kalidou. Vediamo cosa fa. Spaventatissimo, lo annusa. No, vogliono sempre mangiare tutti. Oh. Nessuno che mi pensa. Ok, lui si è spaventato e si è andato a nascondere lì. Come dobbiamo fare? Si spaventa subito. Cioè, guardatelo! Scappa via. Ok,
ragazzi, quindi ho avuto le reazioni che mi aspettavo. Bonnie totale indifferenza. E lui terrorizzato è scappato via e si è andato a nascondere sotto al letto. È davvero un gatto fifone. Beh ragazzi, cosa altro aggiungere? Io devo dire che questi Lollipop sono davvero fighissimi, super extra mega innovativi, mai visti prima. Soprattutto non ho mai visto una cosa del genere in edicola. A me piacciono tantissimo ed il mio preferito è proprio questo qui, celestino piramidale, perché fa dei fiori incredibili. Fatemi sapere un po' se voi li avete acquistati, se li acquisterete, quali avete acquistato. Fatemi sapere tutto con un bel commento. Mi raccomando, lasciate mi piace se volete altri video del genere, altri video con i miei gatti, e per iscrivervi al canale cliccate qui sul mio faccino, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!